Signori, si riforma la coppia perché Ezio è tornato dal suo impegno extra lavorativo, battute a parte. Iscrivetevi al canale e lasciateci il vostro like. Grazie perché siamo oltre al 2000. Beh, devo dire che in questo periodo soltanto di fuffa, chiamiamola così, beh, siamo molto contenti. In che forma stai? Sono ancora in forma petroniana e Allora, ci sono comunque degli argomenti voglio però comunque. salutare, anch'io ringraziare per avermi accontentato con Per questo il genitria, regalo, per il no? genitria, Con esatto. questo cadeau in prossimità del mio genetliaco che cade il 1° luglio, venerdì. Quindi grazie a tutti voi che ci seguite con affetto. Ci fa piacere sapere che per molti siamo un motivo di compagnia. Assolutamente, qualcuno ha ringraziato in queste giornate afose. Grazie a voi, ci mancherebbe Quindi altro. eccoci qui a rimestare un po' Nel di. torbido. No, Dai. allora ti butto un po' di argomenti. Il primo è non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco. Frappantoni docet. Ed è la questione, vicenda di Maria. Sembra che Lady Di Maria però abbia detto sì, che stia seguendo sui social la Attenzione, Juventus che ti fa la spia. non è figlio di Di Maria. Attenzione. Questa è la prima cosa. La seconda, vabbè, Pogba lo diamo per acquisito, sembra più un rapper, ma comunque va bene perché è un bel calciatore. La terza è la questione De Ligt e tutta la, come dire, tempesta mediatica che si sta mettendo contro di lui, che è un gran calciatore. Poi abbiamo sollevato a Toplanet la questione, ci sono fuori classe in difesa, lì si è scatenato il putiferio, perché non è che ne trovi tantissimi di fuori classe in difesa, è un gran bel calciatore, però ahimè, se la società decide in un modo piuttosto che in un altro, dobbiamo prenderne atto. Ma cominciamo da Da dove dove? partiamo? A Che ho tua detto? scelta. Partiamo da Di Maria? Io partiamo Siamo. da Di Maria, che chi fa la spia non è figlio di Di Maria, però Pare che. qualcuno ha fatto la spia, vabbè, sui social è Sì, normale. qualcuno ha fatto la spia seguendo la moglie di Maria, no? Esatto. Allora, pare che il weekend abbia portato consiglio. Consiglio. In punta di fatto, perché va detto, per Di Maria, che la Juventus pagherà per un anno più di quanto avesse Sembra preventivato. 7, eh? Sembra No, 7 sembra 8, o è... Sembra 8, sembra ok, 8. vabbè, alla fine ce li hanno i soldi per intenderci. Detto anche che quando sembrava che la Juventus avesse intenzione di dirottare le sue attenzioni altrove, era il modo politicamente corretto per dire che Di Maria proprio qui non ci voleva venire, perché per Di Maria la prima scelta era il Barcellona. Però Questo mi sembra che abbia chiuso la va storia e detto. fine, Allora, il esatto. Barcellona ha un sacco di problemi, tant'è che ha un paio di giocatori, uno dei quali è Kessié, che è lì da mesi, che attende di poter essere tesserato in attesa che il Barcellona superi le proprie difficoltà di carattere economico. Barcellona che poi, tra l'altro, soprattutto nella figura del suo presidente, non tanto in quella di Xavi, non è per nulla convinto e comunque non lo sarebbe stato di ingaggiare il cosiddetto Fideo, lo spaghetto. Allora, Io non ti per Di Maria la conosco. Juve è un ripiego, cioè tutto questo tempo è trascorso in funzione del fatto che la sua speranza era quella di approdare in Blaugrana. Ha capito che non è Che non c'è la trippa possibile, per gatti, allora, e dimmelo quindi noi siamo il suo piano B. E questo per quello che riguarda Di Maria. No, io ho scritto non dire gatto, nel senso che tu hai detto non c'è trippa per gatti, speriamo che questa trippa arrivi. Pogba lo diamo per acquisito. Pogba dovrebbe sostenere le visite mediche il giorno 5 di luglio. Ora, tu hai detto che sembra più un rapper che Sì, un è vero, calciatore, c'è un motivo. Lui ha dichiarato più volte in questi giorni, pubblicamente, di adorare letteralmente gli Stati Uniti d'America, di volersi trasferire lì quando avrà concluso la sua carriera. Sì. Ha sottolineato l'importanza dell'immagine, soprattutto dell'immagine dello sportivo negli States, ed è chiaro che sta già operando in funzione di quello che sarà il suo futuro, peraltro nemmeno lontanissimo. Quindi, poi considerato che Pogba,
sarà l'uomo che in termini di merchandising porterà più profitto a nostra, sì, vero, ecco, a Nostra Signora. Queste sue scelte a stelle e strisce, io sono assolutamente convinto che alla Continassa siano assolutamente gradite. Informo, ma lo saprà il nostro Polpo, che vabbè, i rapper sono un pochino, non vanno più tanto, no? Però ai tempi si sparavano, ma seriamente, per cui battuta a parte, Notorious B.I.G., okay, Christopher Wallace, venne ucciso davanti a un locale a colpi di arma a fuoco. Parentesi chiusa. Parentesi chiusa, speriamo che lui torni ad essere, esatto, quello che Buffon definì il nostro LeBron James. Esattamente, l'importante è che faccia il calciatore, poi il resto. Però mi soffermerei un attimo su quella che è la, come dire, una massificazione del pensiero contrario, no? O del pensiero unico, perché nel momento in cui ci troviamo di fronte, intanto nessuno incedibile, no? Mi par chiaro che se la Juve riceve un'offerta monster, soprattutto la Juventus, esattamente, da un tot di milioni, il nostro amico e grande difensore De Ligt, su cui si doveva costruire, si dovrebbe costruire la difesa, può salutare. Però, signori, adesso non facciamo passare, bisogna anche avere il coraggio di dire le cose come sono, non facciamo passare De Ligt per quello che non è. No, ma noi sappiamo... Non è un fuori classe, non ha mai fatto che... Con che difesa giocava, punto primo. Che cosa poteva fare di più? Certo, un olandese non è abituato al calcio italiano, tutto vero, però atteniamoci e cerchiamo di mantenere alla realtà dei fatti, cerchiamo di mantenere una certa calma, Ezio. Allora, stiamo sulle questioni oggettive. De Ligt è uno che ha oltre 250 presenze nei campionati, tra campionato olandese e campionato italiano. È uno che ha moltissime presenze nella sua nazionale, è stato capitano dell'Ajax, è comunque un titolare della propria rappresentativa, è un difensore di 22 anni, che tra l'altro ha già segnato anche 22 gol, sì, quindi cifra tutt'altro che trascurabile se riferito a un difensore centrale. È un difensore che si è adattato a giocare in una difesa di posizione, anziché in una squadra con il baricentro alto, qual era l'Ajax dal quale lui proviene. È già oggi uno dei difensori più forti del mondo, a mio avviso, con ampi margini di miglioramento. È vero, ha commesso delle ingenuità, leggerezze, è vero, certo, abbiamo pagato con dei rigori certe sue, come dire, posture scoordinate, sì, sì, è vero, però è vero, probabilmente nessuno ricorda, o nessuno vuole artatamente ricordare, i danni incommensurabili che i Chiellini e i Bonucci ai loro primi e primissimi passi in maglia bianconera procurarono. Ora, la questione è questa: se la Juventus ambisse davvero ad essere una squadra top d'Europa, dovrebbe prendere a modello quella che è il top d'Europa per eccellenza, il Real Madrid. Il Real Madrid, che tiene i calciatori, che non vende i migliori, non li vende, anzi, terminano la carriera lì. Real Madrid che va magari a comprare dei giocatori anche minorenni pagandoli tutto giusto, forse un po' di più, ma che ha la capacità nel DNA di saperli aspettare, coccolare, farli crescere e poi lanciare in pianta stabile. Questo è il Real Madrid, questo non siamo noi. Siamo una società provinciale, se vendiamo anche De Ligt, ma non da oggi, questo da sempre, perché da sempre la Juventus con i migliori si fa cassa, con la presunzione a volte di riuscire a sostituirli in modo adeguato all'uopo. Ricordo che qualcuno vendette Zidane, ma comprò Mendes, Buffon e Thuram e vari Cannavaro. Ora bisogna decidersi, ma non solo, bisogna anche capire un attimo in che direzione va poi davvero il calcio, perché è pur vero, Massimo, che la storia ci sta insegnando che tutti i giocatori migliori possono avere pochissime squadre che possono
catturare il loro cartellino pagandolo il giusto. C'è questa tendenza ad arrivare a fine contratto a parametro zero. Mi chiedo a volte se valga anche la pena avere un progetto di lungo periodo quando le sirene del mercato di campionati, di un campionato di prima fascia, che in effetti è una Superlega ormai, sto parlando della Premier Dalla Premier League. League, in ogni caso ti porterebbero via i migliori. Quindi è una scelta, non è soltanto una scelta per un anno, per il prossimo anno o per un progetto di breve termine. A mio avviso quella che bisogna fare vale oggi per l'Elite, ma varrà domani assolutamente per Chiesa e dopodomani Ora, sì. per Vlahovic, e decidere se vogliamo essere il Napoli d'Europa o se davvero vogliamo provare a salire quegli scalini che scientemente abbiamo deciso di scendere quando eravamo vicini alla vetta. Ok, e va bene, tutto giusto, però non facciamo passare d'élite per quello che non è, No, su questo hai ok? ragione, Questo, perché cioè, non purtroppo. discuto le scelte societarie, probabilmente dicono vendiamo lui, ci prendiamo, che ne so, un Bremer, un Koulibaly, e quindi ci avanzano anche dei soldi, perché questi sono i calcoli, nonostante sia stato preso il ragazzo per diventare un pilastro della difesa. Io non lo discuto, però non cerchiamo, e mi rivolgo agli amici che insomma scrivono ed altro, di far passare d'élite per quello che non è, cioè un No. ordinario pari agli altri, perché non è così. No, purtroppo questo sta, che sta accadendo, non è una novità. È un gioco al massacro. Io continuo a sostenere, so che tu non sei totalmente d'accordo, ma io dico sagacemente pilotato, Sì, perché non lo so. quando c'è odore di plusvalenza, quando c'è l'odore non del sangue, ma del denaro, in questo senso. Chissà come mai, non voglio andare tanto indietro nel tempo perché poi molti dei nostri amici magari non ricorderebbero, ma questa cosa, quella di voler diminuire il valore e l'importanza di un giocatore, il volerlo far passare per mercenario, più attaccato al Sì, procuratore che alla tu dici maglia, esatto. il volerlo sminuire nelle sue capacità. Era già accaduto con Pogba. Io mi ricordo che appena gli appiccicarono l'etichetta dei 100 milioni, anche lì i ventilatori cominciarono a spargere fango e a creare un'immagine del giocatore tale per cui fosse addirittura il cliente medio a chiederne la cessione, no? È continuato con Dybala. E Assolutamente, adesso sta beh. partendo con De Ligt. Chi ha buona memoria ricorderà che ve lo dissi già a settembre-ottobre che De Ligt sotto nel retro della maglietta, sotto il nome, aveva già la dicitura plusvalenza Beh, abbiamo fatto una appiccicata. puntata dedicata a Nessuno Tocchi d'Élite, evidentemente, vabbè, Quindi io ripeto. dico, poi detto tutto questo. De Ligt è un grande giocatore e se la Juve deciderà di privarsene lo farà per soldi e non per quello che è il suo valore tecnico, che ne dicano gli apostoli della società, gli zerbini, quelli che applaudono anche quando gli aerei atterrano e tutta questa genia di fedeli per i quali tutto va bene, madama la Marchesa, sempre, comunque e a prescindere. Non è così. Vogliono vendere De Ligt? Lo vendano. L'importante è spendere bene i Certo, soldi che il concetto è arrivano. questo, sì. Perché mi vendono De Ligt, mi comprano il difensore del Torino, mi comprano Koulibaly Vabbè, e magari con qualche allora. spiccio prendiamo, magari si riesce ancora ad aggiustare attacco centrocampo, allora è un discorso. Ma se è solo questione di vil pecunia, allora non ci siamo. Perché questa squadra che se ne dica,
indipendentemente dal fatto che non ha un allenatore, e questo è il problema più grave del centrocampo, dell'attacco, della difesa, avrebbe comunque una dorsale assolutamente di primo livello, con degli addentellati, Di Maria, Chiesa quando certo, tornerà, speriamo poi. Tutt'altro che trascurabili. Quindi ci vuole un amen per allestire nuovamente una compagine che strapazzi e sbucci la Banana League come rubare la caramella a un bambino. Mi raccomando, grazie Ezio. Iscrivetevi al canale e ci vediamo prestissimo. Ci vediamo non presto, assolutamente ogni giorno, di qua. Più. Siamo qui ogni giorno per voi. E con questo, aug! Ciao!